Siamo con il sindaco di Ameglia, nella zona di Bocca di Amagra dove il fiume è snodato maggiormente, però è una situazione dove si è risolta abbastanza bene, insomma, la protezione ha lavorato abbastanza bene. Sì, abbiamo seguito l'evolversi della situazione, abbiamo dato gli avvisi alla popolazione, abbiamo seguito gli aggiornamenti che c'erano costanti da parte della centrale operativa regionale e devo dire che finalmente le previsioni hanno funzionato perché quelle che erano le preoccupazioni e anche i carichi di piena sono stati rispettati. Devo dire che questa è una piena incredibile per durata perché il fiume è ancora adesso sopra i livelli di guardia, è quasi mezzogiorno, è salito ieri sera verso le 8 e insomma sono più di 12 ore che il fiume sta portando una quantità d'acqua incredibile. Prima sentivo che anche da lei che non sono state evacuate le zone, ma la situazione non era poi così tanto grave No, la come si diceva. situazione era gestibile, noi abbiamo lanciato un ultimo messaggio alle zone più a rischio allagamento, ieri sera alle 10:20 più o meno, dove invitavamo a spostarsi ai primi piani delle abitazioni e ovviamente rinnovavamo la nostra disponibilità anche a ospitare le persone che avevano, insomma, timore di rimanere in casa. Abbiamo allertato alcuni albergatori qui del comune, erano disponibili a accogliere le persone, quindi la macchina ha funzionato, i volontari sono stati eccezionali e hanno seguito anche loro le varie evolversi delle criticità.